Ci troviamo qui a Villa Demetra, ospiti di Alfredo Caligiore, in compagnia di Lorenzo Maria Bottari, artista di fama internazionale, ma che spesso ho il piacere di tornare al Palazzolo, con il quale ha un legame piuttosto stretto. Lorenzo, per chi non lo sapesse, se potevo. È nato a Palermo e all'età di 18 anni o poco più lascia Palermo per trasferirsi a Firenze. Lorenzo va a Firenze perché è figlio di ultimo di 10 figli, inizia a dipingere molto presto da autodidatta, come è stato definito spesso da Biancatrani, un artista che non ha una formazione accademica, ma una formazione che si basa di più sulla vita reale, sulla vita reale e sui contatti fecondi che egli ha stretto con artisti di nota fama come Codra, Guttuso, Lam, Cagli, con i quali egli ha stretto un rapporto di amicizia, per cui non solo non è stato, insomma, il suo sodalizio soltanto un sodalizio, insomma, di fecondo fatto di scambi artistici. E Lorenzo ha viaggiato per tutto il mondo, è un artista. Io lo definisco pellegrino, pellegrino del mondo, e che è un po' come i pellegrini medievali, prende un po' ciò che trova nei luoghi e nelle persone in cui si trova appunto a viaggiare e a vivere perché si mischia con la gente del luogo, tanto da, come dice lui, da essere confuso, scambiato per un abitante di quel luogo stesso. Cittadino del mondo, come appunto lo ha definito anche Mita Rosetti De Benedetti. Cosa vuol dire, insomma, per Lorenzo essere un cittadino appunto del mondo, vivere soprattutto in un'epoca come quella di oggi, dove la multietnia è diventato un fatto scomodo, possiamo dire. Effettivamente, forse per me è incominciato tutto giovanissimo, 18 anni, quando ho avuto quel coraggio, che forse a volte rifletto, è stato un coraggio anche un po' in coscienza, quando facendo l'autostop da Palermo a Firenze, che è stata la mia prima tappa, perché effettivamente volevo incominciare qualche cosa a Firenze. Non dire che volevo cominciare la mia attività artistica è un po' grande, allora non capivo, facevo tante cose che effettivamente, come diceva Oscar Wilde, che non sempre c'è una spiegazione, una giustificazione a tutto. È l'istinto che mi ha portato, difatti mia madre mi ha nascosto le mie 16.000 lire nel retro dei pantaloni. Ed era l'unica somma che avevo all'epoca, difatti, dove che dormivo, nei dormitori pubblici, dove c'erano barboni, puttane, c'era un po' di tutto effettivamente, un camerone. Ormai ero stato in collegio, perciò queste cose non mi toccavano più per niente. E poi effettivamente, come tanti pittori, prendevo i disegni, ritratti per strada, per produzioni di Firenze, perché era l'unica maniera per poter sopravvivere. E difatti da lì che ho capito che potevo cominciare a conoscere la mia geografia proprio vivendo nei posti. E Firenze in quel senso è stato proficuo, perché ho avuto modo di conoscere Annigoni, De Scolari, Burgiani, Breddo, tutti artisti ovviamente che già all'epoca erano molto noti. Io giovanissimo mi sono trovato anche a frequentare Montemaggio, un altro
vista del posto, ed effettivamente un po' quel senso bohemienne, quell'incoscienza giovanile, effettivamente, quando potevo anch'io, vivevo la mia gioventù in sostanza. Per quanto riguarda invece il tuo rapporto con Palazzolo, molti appunto pensano che tu sia di Palazzolo Acreide, in realtà è un paese al quale hai dedicato molta attenzione, sono state molte discorso, le mostre che hai fatto a Palazzolo. Il discorso che effettivamente mi ha portato a Palazzolo è molto naturale. Allora, io rettifico, non sono l'ultimo della mia famiglia, ma sono il penultimo, ah, 10 figli. Sì, sì. In effetti noi siamo stati e siamo tuttora molto legati tra di noi. Ho perso mio padre che avevo 5 anni, tanti magari forse pensano che provenga da una famiglia benestante, cioè questo non è che mi crei dei problemi, mi fa piacere perché ognuno deve avere, è ora di finirla. Questa è una cosa che mi sono sempre detto sin da ragazzino, noi italiani abbiamo questa voglia di piangerci addosso, invece bisogna farle le cose, non bisogna star lì a pensare quello che si deve fare. Io ho cercato e ho privilegiato più che altro il fatto di vivere la mia vita, che questo ho trovato che è molto più importante di tante altre chiacchiere. Ora, effettivamente vivendo mio fratello qui, sì, fidanzato, sin da quando era fidanzato, oggi ormai anche lui all'età di 70 anni, insomma, ha dei figli, nipoti, ed effettivamente frequentando io sin da bambino, da ragazzino più che altro, 14 anni, quattordicenne, è ovvio che tanta gente mi ha visto crescere e magari forse all'inizio non si aspettava questa perseveranza. Cominciai a frequentare tanti personaggi del posto come Giovanni Leone, Antonio Uccello, che ha messo su il museo etnografico, anzi ho avuto anche l'onore che lui è venuto a vedermi, vedere alcune mie opere sia a casa mio fratello, poi poverino, mi sembra qualche anno prima che morisse, una volta addirittura con 39 di febbre, venne a vedere una mia mostra al comune ed espresse soltanto queste frasi, cioè, ma queste cose che dipingi tu, che fai tu, mi dispiace dirtelo qui, manco nel 3000 li capiranno, però non so se effettivamente è così, perché io trovo anche gente che ha avuto modo di apprezzarle le mie cose, infatti c'è gente che qualcosa possiede. Poi in effetti quando uno finisce che si sente come a casa, era parecchio giovane comunque quando ti disse questa cosa. Sì, 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 ma parliamo ovviamente quando lui era vivo, forse 20 anni, 27, così insomma, meno di 30 sicuramente. Sì, sì, meno di 30 anni sicuramente, è vero. Sì, appunto, come dici tu, è vero Lorenzo, insomma, più di 300 mostre in giro per anche il mondo, 400, sì. Ecco, adesso infatti se ne sono giunte parecchie ovviamente, da Copenaghen, Parigi, New York, Londra, diverse mostre, Vienna, Svizzera, sì, ci sono molti luoghi dove ritorni periodicamente, dove sei molto appunto amato. Sì, effettivamente tu hai detto bene il fatto dell'essere pellegrino, cioè un po' dare l'immagine del buon samaritano quando uno pensa al pellegrino, ma invece il termine che hai detto tu, al concetto del pellegrinaggio, io dico che ci dico tante volte sono zingaro. Sì, il pellegrino, cioè zingaro anche, infatti va anche bene, cioè nel senso che il pellegrino nell'accezione che ho utilizzato io intendevo colui che viaggia attraverso, diciamo, il mondo, sceglie di fare un percorso che non è soltanto quindi un percorso, come dire, costituito da chilometri appunto che percorsi, ma un percorso interiore. Ecco, il pellegrino è quello il quale compie un percorso interiore e quindi attraverso la gente, attraverso il mondo che lo circonda e quindi lasciando qualcosa che sei nel mondo, ma prendendo anche qualcosa di questo mondo. Comunque tutto questo è successo, è capitato proprio perché dopo che c'è stato questo mio periodo a Firenze, io ho fatto il militare, dopo il militare sono ritornato sì a Firenze, però dopo da Firenze sono partito per Londra, ho vissuto per 3 anni a Londra e lì penso
parte io ho fatto tutti i mestieri, in sostanza l'unica maniera lì per mangiare era lavorare in un ristorante. Almeno contemporaneamente sbarcavo il lunario sia per mangiare ma anche per lavorare. Sì, cominciai con i sciacquapiatti, cameriere, cuoco, e però nel frattempo andavo a scuola a studiare l'inglese e ho avuto modo anche così di conoscere l'atmosfera inglese, che la trovavo confacente alla mia maniera di pensare, questo humor molto sottile, non tanto sguaiato, che veramente lo trovavo divertente a certi momenti. E comunque poi sono dovuto ritornare un'altra volta in Italia. Ritornando in Italia mi sono sposato, sono nati dei figli, insomma, e così ho continuato a fare mostre un po' dappertutto, dove venivo invitato, a Palermo, a Milano, poi sono nate le mostre a Londra, le mostre a Parigi, le mostre a Stoccolma, a Copenaghen, a New York, e insomma poi in Svizzera parecchie mostre, Basilea, a Lugano, Torino, e poi sono nate anche le mostre in Austria, a Salisburgo, dove sono stato invitato dalla città, ufficialmente la città di Salisburgo, la Società della Cultura, per la mia atelier. Ed effettivamente quella è stata anche una bella esperienza, che poi ho voluto anche cimentarmi a studiare la lingua tedesca, ho fatto un corso di intensivo, ed effettivamente questa è stata una maniera anche per riconoscere un'altra lingua. E poi la cosa interessante è che quando ti sembra di aprire un'altra porta, si apre un altro mondo quando impari un'altra lingua. Sì, infatti, certo. Difatti io non ero manco tanto d'accordo quando ero a Bolzano, sentivo queste differenze, vabbè, capisco che dice il bilinguismo, tanti di madrelingua italiana forse non vorrebbero imparare la lingua tedesca perché dice ci siamo in Italia, non siamo obbligati a imparare la lingua tedesca, mentre invece quella di madrelingua tedesca devo imparare la lingua italiana perché si trova in Italia. Però io penso, forse dall'esterno, la penso in questa maniera, dico, vabbè, alla fine dei conti è un arricchimento, è una maniera per sentirsi di padroni di qualche altro linguaggio, sarà perché a me non dispiace studiare le lingue, allora mi piace poter comunicare con gli altri, poi sono, e questo senso di curiosità mi aiuta un pochettino a forse a stimolare ulteriormente il mondo della mia arte, le mie creazioni, perché infatti mi interessa un po' sì, di dipingere ceramica, di mosaici, anche sono stati realizzati degli arazzi da miei bozzetti, gioielli. Sì, infatti, molto belli, tra l'altro, grazie in particolare. E, sì, pensavo appunto alla lingua, cioè il pensiero effettivamente passa attraverso la lingua, per cui non si conosce forse mai bene un posto se non si passa attraverso il processo linguistico. E questo è vero. Ormai quanti lingue conosci? 3-4, credo. Diciamo quasi discretamente l'italiano, perché tante volte si crede di parlarlo bene l'italiano, ma non si finisce mai di impararlo. Certo. Insomma, discretamente la lingua inglese, un po' meno la lingua tedesca e quella francese. Poi ogni tanto, vabbè, essendo stato, ma quello forse un po' meno, l'errore grosso, lo sto parlando più che altro ultimamente, facendo tante mostre in Sicilia, avendo privilegiato parecchio il meridione, in effetti non c'è niente da fare, io le mie origini sono meridionali, sono siciliana, difatti, qui c'è il cuore, c'è gli affetti, tante cose che ovviamente mi portano un pochettino a ritornare alla mia terra. Forse sarà anche il clima, che mentre una volta
vivevo anche in paesi molto rigidi come in Svezia, in Danimarca, nel nord Italia, e il freddo forse lo sentivo meno, ma ultimamente proprio sento tanto la voglia di stare al caldo, anche se quando vengo qua in Sicilia sette volte ci sono dei lupi franci. Insomma, il palazzolo in particolare. Sì, vabbè, sì. Comunque. Volevo tornare sul discorso appunto dell'ironia di cui parlavi poco fa, appunto dell'humor inglese che è leggibile anche nelle tue opere, come rilevava, si rilevava Franco Solmi e anche altri. Sì, le tue opere sono sempre venate da una sottile ironia, un'ironia che consente di leggere quindi anche dei soggetti iconografici che apparentemente non abbiano nulla a che fare, insomma, con ciò che viene rappresentato. Tu vuoi parlare dell'atmosfera siciliana? Perché Franco Solmi è una parte. Vorrei mettere in luce il fatto che, nonostante tu sia siciliano, nonostante diciamo, queste tue origini sono presenti nelle tue opere, soprattutto attraverso la cromia molto accesa, la presenza di una luce che è prettamente appunto meridionale, una luce molto calda, molto, molto intensa. Tipica appunto della nostra. Sì, tanti quando vedono i miei quadri vedono questi colori così vivi, sì, così, già subito pensano che sei meridionale, sei sempre a contatto, sei stato a contatto con questi colori molto vivi, così accesi, non sono i colori cupi o delle nebbie milanesi in sostanza. Sì, 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 ovviamente. È ovvio che magari qualcuno pensa, dice, questi colori brillanti così ti portano un po' a una vita molto più gioviale. Sì, poi io effettivamente penso che andando un po' in giro ho acquisito questo senso, penso più che vedere la vita con un po' di sorriso in bocca non basta, perché sennò diventa tutto molto triste effettivamente, guai se fosse così. E questo penso che mi è successo più quando mi sono imbattuto a andare da un circo a un altro negli anni dell'85-88, che mi piaceva andare al circo, perché il ragazzino non avevo tanto il desiderio di andare al circo, ma non so, ci si poteva andare perché effettivamente finanziariamente i soldi non c'erano. E allora ho voluto vivere la mia adolescenza più che altro in questa maniera. Così almeno ho rivisitato certe cose che potevo fare quando ero ragazzino, che le ho fatte un pochettino più, con più maturità, però ho potuto cogliere il divertimento e anche l'amore di questa gente, perché oggi vedo che tanta gente vuole la tranquillità, vuole tutto senza troppi rischi, eppure poi ci troviamo davanti a fare tanti che fanno dei lavori che non amano, pensano soltanto alla fine del mese. E questo ritengo che è una cosa poco carina, perché fare qualcosa perché lo ami, perché anche se non guardi più neanche i sacrifici, perché diventi così partecipe a quello che fai, che devo dire che poi all'ultimo ti diverte. E difatti quest'ironia che ho trovato sia nel mondo dei circo, dei coiacrobati, pagliacci, e poi l'amore di questa gente. Io quando ho parlato dei casi dell'amore, che l'amore ovviamente come si è arrivato finalmente a dire nella società, l'amore può essere tra due amici, tra un uomo e una donna, tra due amiche, può essere l'espressione. Quando si parla d'amore non c'è bisogno di etichettare, perché le etichette li mettiamo già in tutto ciò che ci appartiene quando andiamo a mangiare, a comprare, nella pubblicità dove spende più soldi costa più il prodotto, ma almeno nell'essere umano cerchiamo di essere più liberi e liberiamoci, come diceva una volta Cahill,
sia totale questo grandissimo profeta che io adoro quando leggo le sue metafore e i suoi aforismi. Comunque, in effetti ci stiamo dilungando, ci stiamo allontanando dal discorso che effettivamente, parlando dell'ironia, penso che l'ironia è un fatto importante. Se tu pensi, per esempio, la Letizetta, adesso poco fa si parlava che lei forse a volte esagera nella maniera un pochettino sguaiata la terminologia, perché tante volte la gente vuole trovarsi con i linguaggi che si usano tra ragazzi, così a far diventare anche le cose più serie, le cose più serie farle diventare familiari e anche divertenti. Però diciamo che come il cabarettista o il giocoliere o il pagliaccio a volte dice, e come se possiamo anche ripensare un po' a Totò che o Charlie Chaplin, che nella maniera più clownesca diceva una volta delle cose serie, parlando di cose tragiche. Di cose tragiche parlavano anche in una maniera divertente, ma in maniera che la gente si sentiva più attratta e più coinvolta, perché effettivamente, come dicono i francesi, un sorriso, un sorriso non costa niente, no? Perché ci vuole anche il sorriso per vivere. Sì, sì, certo, penso che sia importante, sì, che il sorriso appunto... No, ma dici che insomma essere tristi o pensare o darsi al male, anche il fisico comporta più fatica che pensare in positivo, ecco perché tante volte pensare al bicchiere mezzo pieno è meglio che pensare al bicchiere mezzo vuoto, no? Stop. Allora, ritornando al discorso sull'ironia e sulla ripresa di alcuni motivi iconografici riconducibili al mito greco o anche ad altri appunto soggetti, vorrei appunto sottoporti una riflessione sul movimento della transavanguardia. La transavanguardia che si pone come obiettivo di contrastare il concettualismo di provenienza americana che si stava diffondendo in Italia e che voleva in un certo senso spazzare un po' via tutto quello che era stato artisticamente parlando fino a quel momento. E quindi la transavanguardia si pone contro l'iconoclastia appunto concettualista. Sì, che è stato, mi pare, che dopo l'arte povera, ecco, la transavanguardia. Ovviamente, certo. L'arte povera, appunto, che in Italia ha il maggior centro, possiamo individuarlo a Torino. Sì, secondo me molto, esattamente. Secondo me è molto importante poterti collocare all'interno della transavanguardia, in quanto ma ritengo insomma che ci sia una parte della tua produzione significativa in questo senso, poiché appunto, come dicevo poco fa, il tuo citazionismo, questa ripresa appunto di motivi iconografici tratti dal passato, non è finalizzato a se stesso. Ma questo è successo nei primi anni 70, esattamente, che io mi sono interessato quando facevo questa pittura Iper Surrealist Point, che un po' ricordava il divisionismo, il puntinismo, e che poi ho fatto le citazioni con la Mona Lisa, la Maja Desnuda di Francisco Goya, e poi, se vogliamo, anche a livello di letteratura, come quando leggevo il libro Il Totem e Tabù di Sigmund Freud. E poi è stato anche il momento che lì io ho incominciato a frequentare Ibrahim Kodra, Lam, Cagli e artisti che in qualche maniera mi hanno anche un po' influenzato, ma ben vengano queste commistioni che ti fanno forse non vegetare, ma stimolano e hanno stimolato parecchio la mia maniera di pensare. Difatti, Corrado Cagli
E quando ha visto queste mie pitture divisionistiche, pointillism, che io poi ho dato questa sigla, Ipersurrealist Point, perché un po' era surrealista ma iperrealista, molto figurativo, mantenendo sempre questi concetti della pittura materica, del divisionismo. E difatti lui poi aveva visto dei bozzetti, degli studi, che lì incominciai con i miei cavalli alati metafisici, l'ippogrifo, no? Che poi diventava un po' un giocattolo, che si trasformava, che volteggiava in aria tutto scomposto, ed era perché diventava un progetto per me per poter fare un giocattolo, forse i giocattoli che non ho mai avuto da ragazzino. Ed effettivamente lì Corrado Caglie disse, cioè, vedi, involontariamente tu già ti sei prefissata o ti sei tracciata la strada, perché in effetti l'artista deve avere il coraggio, come diceva poi Vilfredo Lame, di fare il pittore deve avere il coraggio di far uscire fuori i mostri che ha all'interno, e già in questo tu hai anticipato i tempi. Ed è vero, difatti questo ippogrifo nelle mie performance, se si può dire, creative, pittoriche, è stato sempre molto presente, è diventato un po' il mio cavallo, che come il mio aereo personale, che mi portava a destra e a sinistra, e ovunque si può vedere questo ippogrifo, sia sulle guglie del Duomo di Milano, sulle cupole arabo-normanno della Cattedrale di Palermo, ma oppure anche a Altamura, la Cattedrale di Altamura. Difatti Michele Campione cantò questo trionfo dell'ippogrifo che rubava i rosoni e i portali della cattedrale, ma è un po' la mia, è stata anche una grande provocazione, che forse uno dei pochi che la capì fu proprio il cardinale Pappalardo all'epoca, quando con l'epoca si era messo anche apertamente contro la mafia, cioè un personaggio che io ho ammirato e apprezzato tantissimo. Difatti poi ci fu anche l'intervento del Papa, che diceva proprio voi che veramente non avete il coraggio di venire fuori, pentitevi, disse Giovanni Paolo II, e questo è stato un atto di grande coraggio che un Papa, ma però lì iniziò proprio tutto il cardinale Pappalardo. Difatti allora quando io mi interessai dei monumenti siciliani, con il fatto di tutti i monumenti abbandonati, l'idea è nata da lì, è da lì che è nata anche la mia tela, la metafora, che coincidenza poi Leonardo Sciascia scrisse il libro Sicilia come metafora, cioè fu una coincidenza. Adesso difatti qualcuno mi disse, non sto lì neanche a dire chi me l'ha detto, perché tanto come artisti pure morti, e allora uno può dire alla fin dei conti ti conviene o non ti conviene dirle certe cose. Mi disse, dice, ma perché tu non dici che hai preso idea da Leonardo Sciascia? Ma perché non è vero, perché io ho fatto con la tela la metafora, prendendo questi angoli della terra siciliana, ma perché vedevo che era importante denunciare questo abbandono dei monumenti, perché noi la nostra storia non possiamo ucciderla abbandonandola, perché già ci pensa anche il tempo a distruggere, e poi se ci si mette pure noi come esseri umani distruggiamo la nostra storia, tutto ciò che dobbiamo conservare, perché in maniera che altri giovani possano almeno usufruire, fruire di tutto ciò che culturalmente abbiamo. Poi una terra come la Sicilia, io dico, ovunque in Italia o anche all'estero, smettiamola noi italiani di parlare male della nostra terra, che è una delle terre più belle al mondo. E questo lo dice uno che ha girato in lungo e largo un po' in altre nazioni, in altri continenti, ed effettivamente mi sono reso conto che tutte le volte che ritornavo in Italia o quando ero fuori all'estero mi rendevo conto che noi a volte dobbiamo fare un po' come i francesi, essere più nazionalisti e più patrioti. Difatti dobbiamo dire grazie a un Pertini, che io ho avuto anche l'onore e il piacere
e veramente non sa, ero emozionatissimo di averlo come Presidente della Repubblica alla mia mostra. Cioè, questa è stata una cosa veramente che mi ha fatto venire il magone, perché all'epoca io avevo due mostre, Sicilia, Odio Amore, una in Val Gardena e una a Milano contemporaneamente. Ed effettivamente Pertini, un po' devo dire grazie anche a Sandro Paternostro, quando mi intervistò nell'83 per la RAI a Londra, una mostra, che mi disse, dice, perché non invii i tuoi cataloghi a Pertini? Perché Pertini effettivamente era un po', come giusto che sia, quella persona adulta che ha sempre il fanciullo dentro di sé. E io questo fatto cerco di conservarlo sempre, questa freschezza, perché guai se noi non uccidiamo il nostro bambino che è dentro di noi. Questo del fanciullino di Pasqualiana Memoria. Sì, ma perché effettivamente dobbiamo avere questo entusiasmo, questa vivacità di rivedere continuamente con occhi che hanno nuovi, ma anche i bambini hanno una freschezza che a volte gli adulti, chi vogliono addirittura essere troppo seriosi, perdono. E questo è molto triste, perché però poi a volte, però scusa se ti controbatto, la serietà a volte è un indice di, non di appunto di qualcosa che si perde, ma di una concentrazione magari che sta di sopra. Sì, ma sicuramente in questo serve anche una metafora. Perché sai, oggi magari si tende, dicevi come fa appunto del pezzetto, si tende a voler buttare tutto sul, appunto, sul comico. Sì, a un livello magari troppo basso, quasi come se appunto la serietà ci facesse paura. Come se la serietà equivalesse appunto a tristezza, un sentimento di tristezza, non sempre è così, voglio dire, siccome diciamo è proprio invalsa questo luogo comune, questo, chi è serio, chi è silenzioso è... Questo particolare sono d'accordo con te, però bisogna stare attenti a non esagerare, cioè avere un senso di metafora, di vedere un pochettino con un numero un po' più leggero anche le cose tragiche. Penso che, scusami, ma Totò, Edoardo sono stati dei grandi maestri. Cioè, parlare di tragedia in una maniera clownesca, questo ti fa capire che alla fine ti porta anche a riflettere di più, perché non è vero, tante volte non bisogna mai sottovalutare gli altri o pensare che solo perché uno prende alla leggera qualsiasi cosa, perché quelle cose prese sotto forma di divertimento, di sorriso, ti fanno anche un attimo più riflettere. Sì, se sotto c'è effettivamente un discorso, un substrato, giusto? No, dico, se effettivamente, diciamo, cioè il riso è connesso ad una riflessione profonda, una riflessione, diciamo, seria, come dicevi tu, allora, come dire, sì, sono... Ma per esempio adesso stiamo parlando di... Se è finalizzato a se stesso, solo ad un'esternazione... Per esempio stiamo parlando adesso della Letizzetto, no? La Letizzetto, ma sicuramente, ma la Letizzetto adesso intanto la ritengo una donna molto intelligente, che questo fattore di ironia, di parodiare un pochettino parlando della Chiesa, che tante volte magari diciamo che l'ombrello della Chiesa in Italia è pesante, perché non è che tante volte la Chiesa ha avuto sempre ragione, perché uno deve avere rispetto, ma se vogliamo allora mi sembra che sia messa anche la Chiesa contro Padre Pio. Ora adesso torna comodo averlo come santo, anche se Padre Pio insomma si rivolterà alla tomba vedendo certi ritratti che gli hanno fatto, quel poverino insomma è un mostro, e lui insomma, non era sta grande bellezza, ma neanche così brutto come lo presentano in certe sculture, in certi ritratti, poveraccio, insomma, giustamente come ha detto Vittorio Sgarbi ultimamente quando c'è stata questa trasmissione, dice che è il più popolare, Padre Pio, Giovanni XXIII, San Francesco, insomma andò a finire che nella guerra qui è stato eliminato proprio Padre Pio, insomma, che forse oggi gode di una popolarità che quasi quasi supera San Francesco, però vabbè, comunque.
tutto quanto fa spettacolo, queste cose dire che sono simpatiche più o meno, che sono valide, sarà il tempo, logicamente le trasmissioni televisive devono un po' coinvolgere la gente e deve anche allietarli e rilassarli, perché altrimenti ormai c'è l'audience che gioca a favore o a sfavore, perciò alla fine dei conti cosa succede? Uno cambia canale ed è finita lì la storia. Però comunque da una cosa siamo andati a tante altre cose. Per esempio sono d'accordo con Celentano, un articolo che ha scritto sul Corriere, dice abboniamogli tutti i processi a Berlusconi, così specialmente almeno togliendosi dai cosiddetti la storia di tutti questi processi, almeno una volta Satano sarà libero e si metterà a governare, speriamo, veramente il paese, perché in effetti ormai, diciamo che adesso chi ha ragione, chi ha torto, non lo so se sono i magistrati, ma comunque in Italia c'è una burocrazia che, cari miei, madonna mia, ora ci vuole, c'è le palle del signore di sotto, si ritrova un lampadario, ma insomma. A tal proposito, il tuo rapporto appunto con la politica è... Ah, è osceno, è divertente, il mio rapporto con la politica, guarda, rimane ormai, mi ricordo una volta l'allora ministro della sanità Aldo Aniasi, che mi sembra che era, non so se era l'82, che c'era allora Craxi che stava parlando, c'era una grande riunione nell'82 a Palermo, storica poi oltretutto, e Aniasi mi fa, dice, sai, dice, abbiamo la tessera pronta, vuoi andartela a ritirare? E io ho detto, guarda, io a livello di socialismo condivido la parola, ma non il vostro socialismo, perciò bye bye. Difatti mi sembra che in quel senso proprio anticipai i tempi, cioè senza che ne sapevo niente quello che doveva succedere dopo. Difatti da allora, io sin da ragazzino a quell'epoca ho votato per il Partito Socialista, poi dopo sì, vabbè, c'è stato il Partito Radicale, adesso ormai sono amorfo, non mi interessa più nulla. Cioè non lo so, poi questa cosa che ce l'hanno continuamente contro Silvio Berlusconi, ma io dico, per carità, non sono mai stato pro Silvio Berlusconi, ma cavolo, me lo state rendendo pure simpatico. Cioè, perché alla fine dei conti dico, Bersani, almeno il signor D'Alema, che visto che io ritengo che è una persona molto intelligente, abbia veramente, come si suol dire, i cosiddetti, prenditi la tua responsabilità, diventa il vero antagonista di Berlusconi. E non i soliti giochetti di paravento e nascondersi dietro il dito. Cioè, io non sono ignorante, non mi intendo di politica, però alla fin dei conti dico che ognuno prenda veramente le sue parti, no? E ogni tanto quando fa le sue passeggiate, le sue navigate con la sua bella barca, il signor D'Alema, che proprio poveraccio non è, cioè, insomma, io forse sono uno dei piccoli eroi ancora che esiste, vivo di più di pittura con grandissima fatica, che a volte mi ritrovo alla sopravvivenza. Cioè, tanti dicono, ma come fai a vivere solo di pittura? Vabbè, ma non, a volte neanch'io lo so, certe volte mi avventuro a certe mostre che veramente per parare e far quadrare il tutto, meno male che ogni tanto ho in cambio di quadri. Vabbè, a parte che ci sono tanti ristoranti in giro per l'Italia che a volte non voglio neanche i soldi da me, dice, ma tu ci fai avere qualche quadro presente anche dove siamo dai cari amici qui di Villa Demetra. Alfredo è stato uno dei primi collezionisti qui a Palazzola Crater, perciò insomma devo dire che poi alla fine con tanti si è diventati anche amici, proprio perché in effetti gli ho fatto vedere che vivere d'arte non è così veramente semplice. Assolutamente no, ma poi penso che sei tra i pochi artisti che appunto fanno del proprio mestiere una ragione di vita. E quindi, allora io mi posso permettere, mi posso permettere di dire, come ha detto Alda Melini, questa cosa appunto, sì, che non sei mai, non ti sei mai posto sul piedistallo
e quindi questo ti rende appunto una, io direi quasi che la tua pittura è una pittura popolare, nel senso che al centro della tua pittura c'è l'uomo. Ma questo è perché... che sia il tema, come dire, conduttore della tua pittura, nonostante tu abbia toccato diversi soggetti, diversi temi, come dicevi prima, il circo, la mitologia, appunto questo ritorno del mito, non soltanto classico, ma mito anche a livello popolare, come è stato Rodolfo Valentino, il mito leggibile anche in... Ma sai, io penso che effettivamente, effettivamente c'è da dire una cosa, che noi... e abbiamo bisogno sempre di riferimenti e il tempo in cui viviamo non è che sia ricco veramente di grandi riferimenti. Io penso a quando ero ragazzo ed effettivamente mi avevano talmente fatto complessare che quando andavo in una galleria, addirittura mi ricordo un aneddoto, una galleria dove c'era una mostra di De Chirico, io avevo 23 anni, ero a Milano. Entrando in questa galleria, un po' soggiogato, attratto dalle bellezze dei dipinti di De Chirico, questo mi guarda, mi fa, dice, ma dice, belle ste opere, ci si pensa, certo, Giorgio De Chirico è uno dei grandi maestri del Novecento, insomma, uno dei grandi rappresentanti a livello italiano e a livello internazionale. Ho detto, sono pittore. Questo mi risponde, dice, ah, ma se sei qui perché vuoi che ti si faccia una mostra, noi non facciamo mostra ai pittori giovani. Ma io l'ho guardato in faccia, ho detto, ma che cazzo sta a dire questo qui? E io ho chiesto qualcosa. E allora, lui ha capito di aver veramente fatto una gaffa. Io sono venuto qui per vedere la mostra, non so neanche chi sia lei. E di fatti ho rimosso sia la galleria, l'unica cosa che mi ricordo dei quadri di De Chirico, non mi ricordo neanche chi fosse, perché veramente certe cose. E poi mi hanno un pochettino complessato, a volte andavo a vedere le mostre in sordina e poi addirittura magari andare nei musei, perché veramente certa gentaglia non ha rispetto anche per far crescere i giovani, perché ecco perché io dico oggi i giovani sono un po' disorientate, hanno bisogno di riferimenti, a parte che poi c'è certa critica prezzolata e galleristi conniventi che sembra che a programmino pensano chi può andare su e chi può andare giù, perché abbiamo degli artisti veramente validi, importantissimi, se vogliamo, tanto per fare qualche nome, Brindisi, Codra, ma sarebbero in tanti, che addirittura non godono di una certa popolarità che certi artisti, che io non ritengo manco artisti, ma non mi interessa, non sono io a definire se sono artisti o meno, che si ritrovano nelle vette di certe aste da paura. Cioè, adesso abbiamo anche degli esempi, che poi sia giusto o meno che un Catalan arriva per una fotografia a essere venduto $1 milione solo perché si è inventato che Giovanni Paolo II gli è arrivata addosso una meteorite. Poi, per carità, adesso, che poi insomma sia stato anche intelligente a mettere i ragazzini impiccati nell'albero, ma sarebbe da dirne tante, perché per carità adesso ovviamente viviamo in un'epoca che forse ritorneremo, spero, alla riflessione, dopo il punto, il taglio di fontane, i sacchi bruciati di Burri, la merda d'artista di Manzoni, i cessi di Duchamp, ma insomma, bene o male, per carità, ne abbiamo avuto tutti i colori e tutti i sapori, insomma, nel campo dell'arte. Che io spero che... Auspichi a un ritorno alla cultura? Ma sì, ma io penso che adesso, per carità, sicuramente ci sono anche i video, si è arrivato a tante cose che è giusto che ognuno esprima. L'arte deve essere espressione del nostro tempo. Certo, 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 per carità. Io credo che è giusto che... dire fossilizzati... ad un'idea magari un po' arcaica dell'arte, cioè l'arte deve esprimere il tempo possibile, poi c'è un tono che ci sia molto qualunquismo, la volontà di spacciare per arte magari qualunque cosa, questo
Ecco, io questo intendevo dire, non sì, un'altra cosa. Sì, per carità, adesso sicuramente è giusto che sia così, che l'arte anticipi i tempi, però che si arrivi a delle situazioni... Come voglio dire, io tengo ancora sotto gli occhi questa maglia desunta, perché questo, il pranzo è servito? Perché io trovo che qui tu abbia non soltanto appunto, che ci sia non soltanto una ripresa di un modello appunto storicamente accreditato, ma trovo che ci sia proprio un'anticipazione dei tempi. E parlo ad esempio della sarcofagia, parlo di performance appunto che oggi sono molto in voga, in cui... Sì, tipo le installazioni... Sì, cioè trovo anche, come dire, dei riferimenti attuali alla Vanessa Bikoff, e quindi questa maglia desnuda quasi come servita appunto su un piatto che possa quasi come se simboleggiasse la mercificazione dell'arte. Ma comunque in ogni caso c'è da dire una cosa, che la maglia desnuda è un po' come dire che all'epoca quando Goya la dipinse, effettivamente fu un atto di grandissimo coraggio nel tempo, un nudo, certo. Finché la maca era vestita, e allora dava meno nell'occhio, come se effettivamente quando poi la fece nuda, e lì fu oh, che succede, cioè, invece oggi per esempio non si arriva a usare soltanto il corpo femminile nudo ma anche il corpo maschile, e insomma comunque ormai si sono altalenate anche, diciamo che se vogliamo, la moda, Dolce Gabbana, Armani, anche lo stesso Versace quando era in vita, perché la sorella non so se sia veramente all'altezza, che usa ancora i bozzetti fatti dal fratello, li spaccia per suoi. Comunque vabbè, per carità, adesso io poi tante cose ho la sensazione che sia così, ma non posso sapere di, come d'altronde quando poco fa parlavo di Berlusconi, io Berlusconi non lo conosco, lo conosco soltanto tramite i media, me l'hanno presentato in una certa maniera, forse magari è vero, in certe cose ci sono riusciti, come a me e a tanti altri italiani. Ecco che andiamo da una cosa a un'altra. Ecco, ritornando un pochettino al pranzo al servito. È molto attuale come... Sì, esatto, perché effettivamente qui c'è molta ironia, qui c'è molta, e c'è anche la provocazione, c'è la provocazione. Perché alla fin dei conti io stavo già abbandonando questa maniera certosina del mosaico, di visionismo, quello che sia, e tutto il resto diventava più pittorico, però era anche un po' effettivamente una specie di provocazione. La donna oggi, il nudo della donna, è più quasi quasi mercificato, è più normale vederlo, mentre è la stessa cosa quando io mi sono interessato a realizzare i miei segni dello zodiaco, mettendo i jeans a tutti i segni miei dello zodiaco. È un po' ritornare al tempo di James Dean, Gioventù Bruciata, che all'epoca erano i primi tempi che i giovani usavano i jeans, e all'epoca usare il jeans era una provocazione, dove adesso vediamo l'onorevole Di Pietro che arriva alla Camera dei Deputati con i jeans, difatti questo ha fatto un po' scalpore. Insomma, volontariamente il signor Di Pietro si ritrova a avere fatto storia da magistrato, poi chissà come mai non doveva fare politica, invece ce lo ritroviamo in tutte le salse a fare la politica da magistrato. Comunque, poi che abbia lui ragione, non lo so, sarà il tempo a dircelo, però danni ne ha fatti pure, non ti preoccupare. Cioè, non è soltanto che abbia fatto, che poi sia diventato, che abbia fatto soltanto del bene, perché c'è anche gente che ingiustamente si è suicidata soltanto perché, mi ricordo un po' un articolo di Enzo Biaggi che diceva che la cosa che mi dispiace di più è quando una persona onesta si finisce in galera ingiustamente, mentre i 99 che finiscono su 100 persone, una persona onesta finisce in galera, e 99 ci stanno talmente bene, entrano ed escono perché sono abituati loro, ufficio in sostanza, perciò alla fine dei conti non c'è niente di male che possono entrare e uscire dalla galera, però la persona onesta che arriva in galera ingiustamente può anche arrivare al suicidio perché si sente un pesce fuor d'acqua.
indubbiamente. E il signor Di Pietro, cioè, io non lo so, ma penso che il signor Di Pietro si ritrova sul gobbo anche tante persone innocenti io sono non suicidate. Non lo so, ma comunque, no, ma quando fu di Mani Pulite mi sembra che tra tante cose giuste c'erano anche cose ingiuste, perché adesso non si può mandare una comunicazione e già uno finisce in manette e finisce come se sia stato già condannato. Cioè questa è una cosa non corretta. Uno prima fa un processo, viene condannato perché sono state trovate le prove, poi va bene, ok, è giusto che vada a pagare, però così è già una cogna che effettivamente la gente si ritrova adesso dall'arte, perché in effetti devo dire che noi artisti, è ovvio che adesso come ci ritroviamo nella questa crisi, che si parla tanto della crisi, che è diventata quasi una moda. Mi ricordo una mia amica architetta di Roma, ha detto, dice non lo so, dice sento lamentare tutti, dice magari quelli che non dovrebbero manco lamentarsi, è diventato quasi uno spot o uno sport dire c'è la crisi, perché effettivamente cosa succede? Chi ha i soldi tranquillamente sta bene, chi effettivamente c'è la crisi, c'è La crisi ce l'ha soltanto il poveraccio, perché i poveri ci sono forse più di una ventina d'anni fa. Mi dispiace dirlo, è così. Comunque, vabbè, abbiamo toccato anche questo tasto. No, stop. Ok. Ecco, fermiamoci. E allora, noi abbiamo qui sulla scrivania un tuo bellissimo ritratto fotografico fatto da Angus MacBean. Ci vorresti parlare di questa tua amicizia? Mentre sarebbe proprio sì sapere dalla tua voce com'è nata questa amicizia, che cosa diciamo ti ha legato e credo che ti leghi ancora a lui, un'amicizia appunto profonda che ti ha portato ad invitarlo perfino a Palazzolo, quindi quasi come una tua seconda patria, e quindi come succede quando si è lontani, poi si vuole che gli amici, no? Condividano e vengano a vedere i posti da cui proveniamo, e quindi sì, no, in effetti tutto è nato in una maniera molto semplice. Io mi trovavo negli uffici della RAI nell'83 e Sandro Paternostro mi voleva far vedere il filmino che avevano fatto e l'intervista che avevano fatto lì per la mostra alla Foils, mentre poi arrivò questa telefonata di Angus MacBean, perché loro avevano fatto giorni prima un'intervista a casa nel castello di Angus MacBean e avevano dimenticato macchinari, cose, che mi dice magari voi state impazzendo e l'avete dimenticate qui a casa mia. E allora Sandro Paternostro, entusiasta di parlare ancora l'ennesima volta con Angus MacBean, dice ma sai, dice maestro, qua abbiamo un artista italiano di cui sta facendo una mostra in omaggio alle fotografie di Wille von Glode, il barone tedesco che viveva a Taormina. E allora lui entusiasta, ah però interessante, insomma andò a finire che mi passò Angus MacBean, abbiamo parlato come se ci conoscevamo, ma io sapevo ben poco o nulla di lui. Sì, io non lo conoscevo bene, appena conoscevo il nome e qualcosa in merito alla sua notorietà o alla sua arte, però poi mi incuriosì con la sua fotografia surreale ed effettivamente poi mi invitò a andarlo a trovare nel suo castello di Zafak, e così fu, insomma lui non riuscì a venire a vedere la mostra, volle che la portavo i cataloghi e ne abbiamo parlato poi di persona. Così comunque, in una maniera quasi involontaria o naturale, mi sono trovato a conoscere uno dei padri della fotografia a livello mondiale, perché lo stesso Mapleton, mi ricordo molti anni, cioè qualche anno prima di morire, Angus MacBean andò a New York, io lo andai a trovare che non stava tanto bene, anzi una delle rare volte che era addirittura a letto con la febbre, però lui tanto non allora, a
allora lui era talmente entusiasta che Marlton, quando lui si trovò a New York, che era andato per usare dei vetrini che avevano l'università a New York, e per realizzare delle fotografie che non aveva, e Marlton aveva saputo che era a New York e ha voluto fotografarlo. E allora dice che fu le uniche fotografie che è successo. Riprendi poi da lì. Riprendiamo, non ci dobbiamo fermare. Si è scaricato. Sì, in effetti mi ricordava Angus McQueen quando era stato all'epoca a New York, dove era andato all'università, non ricordo dove, questa università che ha un sacco di vetrini dei suoi originali, e che allora è andato a fare le fotografie che gli mancavano, che ne avevano bisogno. E allora Robert Mapplethorpe seppe che lui era a New York e volle a tutti i costi fotografarlo. E, insomma, mi fece vedere queste fotografie a Angus McQueen, e lui era a letto, non stava bene, però era talmente entusiasto. E contemporaneamente io lo stavo riprendendo, stavo facendo dei disegni, dei ritratti suoi. Ecco perché è nato il discorso che mi vuole far vedere anche questi ritratti che gli fece Marco. È forte l'espressione che lui ha detto in inglese, dice: "Anyone can make the same, not better than him." Dice: ognuno può fare come lui, ma non meglio di Marco. Effettivamente, tecnicamente, Marco era un genio. Una bravura tecnica è incredibile. E rimasi molto toccato, perché è bello vedere un artista qual era Angus McQueen, che valorizzava l'enorme bravura di Robert Mapplethorpe. E questo trovo che è molto bello, quando un artista lì dimostra di esserlo veramente, di senso, perché riconoscere anche il valore degli altri involontariamente non lo sa, si diventa consapevolmente che gli altri valorizzano anche te stesso, perché è proprio lì il bello. Certo, infatti, questa parte è un voler dare e non un voler soltanto prendere. Ma ci mancherebbe altro, anche come nell'amore: quando dai amore tu non devi aspettarti nulla da qualsiasi parte, perché effettivamente se l'hai dato vuol dire che sei sicuro di dare qualcosa e tu stesso ti compiacevi. Ti interverrebbe Alda Merini dicendoti: ma che no, come già è successo, giusto? Già, perché in quell'intervista che tu hai visto, cioè sì, in quel documento dove io dicevo che in arte a volte non si dovrebbe aspettare nulla. Sì, lui dove trovate? Era una mostra nel 97 a Vimodrone. A Vimodrone, sì, ecco. Sì, che era una serata in omaggio a lei, che io avevo dedicato. Perché tra l'altro, appunto, Alda ancora non era neanche conosciuta. No, godeva della popolarità che gode oggi. Difatti c'era un pochettino da parte mia l'imbarazzo, anche perché non sapevo da cominciare prima, un po' perché mi trovavo davanti un personaggio di uno spessore, che magari qualcuno non lo crede, ma si parla di un personaggio che ha degli spessori ai livelli di Montale, di Ungaretti, Quasimodo. Cioè, lei, questi sono i personaggi che frequentava, a parte insomma poi tanti altri. Quindi tu già all'epoca avevi compreso lo spessore di questa artista. Sì, la forza di Alda Merini è talmente forte, lei nelle sue poesie impregnante, erotica, e c'è tutto, c'è la vita, l'irruenza. Sarà stata anche questa esperienza, se vogliamo, sicuramente non tanto bella, che lei ha vissuto nel manicomio e che ha lasciato un segno tangibile, forse la rabbia di aver vissuto in un'atmosfera che non si augura a nessuno, perché tante volte in quell'epoca, quando qualche personaggio era scomodo, uomo o donna che era,
veramente valgono, forse se poi qualcuno si deve liberare in casa. E infatti lei rimproverava sempre il marito, la famiglia del marito. E tante volte ci sono cose che io non ho capito, che magari forse non ho approfondito. Sì, ma sai, è sempre difficile andare a volte a criticare o a giudicare quando le cose non le conosci proprio bene. Perciò non è così facile, non è che io me ne volevo lavare le mani, perché spesso lei mi parlava o di Salvatore Quasimodo, insomma, ovviamente le sue avventurette le ha avute giovanili, perciò ovviamente era un po', come dicono in toscano, bischera. Insomma, alla fin dei conti un po' di libertà se la prendeva, no? Comunque dai, abbiamo parlato anche di Aldaveri, questo va bene. No, vabbè, comunque Aldaveri io gli devo tanto, perché a parte che è stata molto generosa nella maniera di scrivere per me poesie che dedicarono alcuni miei quadri. Sì, quello appunto sulla momento di guerra. Sì, infatti ti ricordi che due anni fa a Catania ho dedicato proprio, ho fatto recitare Andrea Resignolo le poesie di Aldo Merini, e poi c'era anche Riccardo Di Salvo che recitava sia le sue che quelle di Quasimodo, e questo anche per voler dare un taglio, un'apertura di una mostra a sfondo culturale, perché la poesia è un momento, come dire, di un sogno, regalare un sogno alla gente, perché però il substrato è anche quello di tanto realismo, di tanta verità, perché è importante vedere in una poesia come una finestra di speranza. Che è un po' che direi che fa l'arte, tutto sommato, non soltanto l'arte, quindi è la manifestazione del tempo in cui si vive, un po' si riallacciandoci anche quello che dice Aloisio Lider, che l'arte è proprio una manifestazione del tempo, quindi quando si parla di arte, pensando che l'arte debba necessariamente far vedere il bello, in realtà appunto spesso l'arte è una... Le manifestazioni artistiche non hanno nulla che ha a che fare con il bello, ma anzi, tutt'altro. Comunque di questo anche parla molto Cahil Gibran, il profeta, che effettivamente parlava dell'amore, parlava un po', secondo me, che era vicino all'idea di Gandhi. Difatti, penso che noi dovremmo ritornare a un nuovo umanesimo. È strano che forse nella Chiesa Cattolica, a parte Padre Pio, non è che abbiamo tanti grandi riferimenti. Mi dispiace dirlo, ma trovo più un esempio veramente lungimirante di Gandhi, che ha portato il suo popolo per la pace, usando non le armi ma l'amore, perché alla fine conti il voler bene e amare che diventa importante. Infatti io nella mia opera parlo sempre dell'amore. Sì, infatti è un diciamo questo, perché è un tema costante quello del, a volte viene travisato un po' con erotismo, però per carità, ma anche l'erotismo è una forma d'amore. Certo, quindi fa parte comunque delle... Non parliamo della volgarità e della pornografia. No. Fa parte anche di questa costante, come dire, appunto, concatenazione alla realtà, che appunto è visibile nella tua opera, quindi i sentimenti. Sì, beh, non so perché la gente dice che guardando i miei quadri vede l'eros dappertutto. Ci possiamo dimenticare o ci possiamo allontanare.
guai se non fosse così, fa parte proprio della, anche di alcuni momenti di gioia della vita. Cioè, ognuno può esprimere come gli pare e piace, no? Guai se non fosse così. Cioè. Certo, rasentare la volgarità può disturbare, ma ecco perché si dice è più interessante un momento erotico che un momento pornografico. Sicuramente anche sì, assolutamente d'accordo. Niente, appunto, Anna Merini, una poesia inedita che tu mi hai fatto avere, ti definisce come un pittore angelico che non perde mai la propria carnalità. Un uomo giusto, sano, quasi oltraggioso, quasi violento, ma con tutta la sua forza e un sacrificio estremo all'arte. Non vado oltre perché essendo inedita, insomma, so che. Sì, beh, era una poesia che doveva servire da introduzione a una mostra che con la galleria di della Calabria di Cosenza, si doveva fare una mostra in omaggio a Alda Merini, era per l'anno scorso, nel mese di maggio, poi la mostra sfumò perché la gallerista pensò più a una cosa commerciale, che ovviamente io ero dispiaciuto un po' perché Alda Merini mi dedicò questa poesia che doveva essere anche introduzione al catalogo, ma comunque vabbè, testo inedito, ma sempre che si può utilizzare, perché in effetti si voleva fare un piccolo monumento dove si pubblicavano tutte le poesie, poi le varie introduzioni di catalogo che aveva fatto negli anni passati, e così era una scusa per rendere un ennesimo omaggio a una grande della letteratura. Volevo chiedere, tu quindi appunto, considerando il tuo rapporto appunto d'amicizia con sia con Alda Merini che comunque poi in seguito hai avuto altri spunti da parte della poesia, parlo di Quasimodo. Sì, ecco, per esempio Quasimodo è stata come una riflessione che ho voluto approfondire un po' perché le sue poesie, se vuoi un po' ermetiche, se vuoi un po' pregne, dove c'era tutte le sfaccettature, dove c'era la terra, la natura, e qualche volta anche qualche poesia che era inerente alla politica, ma è molto guardato con molto distacco. E poi, insomma, effettivamente è un grande che ha avuto anche il premio Nobel quest'anno, poi mi sembra che sono i 50 anni da quando ha avuto il premio Nobel, l'anno scorso, sì, 50 anni da quando ha avuto, che sono 59 che ha avuto il premio Nobel. Sì, perché mi ero incontrato proprio con Alessandro Quasimodo proprio giorni fa, che mi regalò libro che proprio parlava, questo libro parla proprio di 50 anni dal Nobel, esatto, sì. Mi ricordo che con grande timidezza mi avvicinai a Monica, a questo piccolo museo, e per la prima volta lì rimasi un pochettino frastornato, in una camera dove si sentiva la voce di Quasimodo che recitava la poesia, e al buio si accendeva un pannello che era la poesia che in quel momento Quasimodo stava leggendo, ed effettivamente creava una certa atmosfera, come avere veramente il poeta vivo e la voce, se vuoi, graffiante sua, te la sentivi che ti entrava nel cervello e poi veramente sentivi ancora di più vive le parole, per esempio lettera alla madre, uomo del mio tempo, ed è subito sera, la tua veste bianca, insomma tante poesie che effettivamente hanno
segno, per esempio i soldati piangono di notte, c'è forte questa poesia dove effettivamente il militare che sa che domani andrà incontro al nemico e chissà se ritornerà la sera dopo a dormire un'altra volta, perché effettivamente è lontana dalla famiglia. Questi sono documenti veramente di una certa importanza. Infatti anche qui dimostra quanto l'arte e la cultura diventa segno nel tempo, ma diventa anche un valore universale. Infatti per me sono stati degli stimoli a livello pittorico notevole. Se in Lettera alla Madre, ad esempio, abbiamo una traduzione pittorica di Lettera alla Madre. Sì, in effetti Lettera alla Madre è un testo che sicuramente fa pensare alla madre che ha il figlio lontano e Giustani dice un giorno ti uccideranno, non so dove, perché qui ho voluto rifare questa immagine della madre come se fosse lei stessa dentro il suo grembo. Cioè, importante pensare al bambino dentro il grembo della madre, che la madre stessa ritorni a fare la parte del neonato. Cioè, il coinvolgimento delle parti che può in un certo senso far comprendere maggiormente. Difatti questa immagine che ho voluto dare di questa donna è perché effettivamente noi siamo sempre legati al cordone ombelicale, alla madre, ma siamo un po' perché forse un'immagine che alla fine simboleggia tutta la famiglia, la madre. Certo. Perché non è brutto dire così, perché incappare alla sua parte, però il più delle volte la madre è come se concretizzi le due immagini messe insieme, e qualche volta ho voluto dirlo, ma qualche volta la madre si ritrova veramente, come spesso capitava molti anni fa, che facilmente diventano vedove giovanissime e si ritrovavano veramente il fardello di portare avanti tutta la famiglia. Certo, come nel caso tutto specifico della tua. Vabbè, certo, ovviamente. Diciamo che questa poesia di Quasimodo l'ho quasi fatta diventare un po' autobiografica. Sì, infatti abbiamo una madre che la figura, puoi dire, solitaria, no? Una madre sola, è entrata appunto come se fosse un grembo, come dicevi poco fa, ma al tempo stesso è la stessa del grembo materno, però è come se si ripiegasse in se stessa, no? Questo suo essere nel grembo è come dire un rifugio. Ma sai, tante volte io credo che nella sofferenza c'è chi esterna il dolore e c'è chi invece si chiude al riccio, e che quell'umiltà, quella dignità che difficilmente ti dà la forza di poter esternare, come dire, un altro non so fino a che punto potrebbe capire, anche se tu lo rendi partecipe, no? Anche questo può succedere. Certo, quindi insomma la tua madre è una figura di donna appunto sola, di donna che comunque mia madre si chiude al riccio, però insomma una donna che vive con si chiude al riccio, però alla fine del conto è una donna che forse nella maniera semplice di portare avanti la vita era talmente presa da mille preoccupazioni, da mille impegni, veramente come incominciava nella poesia di Quasimodo la giornata era subito sera, perché non si rendeva manco conto, cioè, di come la giornata passava, perché tante volte ci si rende conto che c'è gente che ha tante cose da fare e le giornate volano, come si suol dire, ma perché non si rende conto come vola il tempo. E quindi è una madre alla fine che resta bambina in un certo senso, perché non ha il tempo di sviluppare forse e di crescere sotto altri aspetti. Ma io credo che la bellezza di un personaggio così come volontariamente la vita ce la rappresenta
alla fine fosse schiva da cattiverie, perché è proprio vero che tante volte la gente che parla male di altri è perché non fa abbastanza nella sua vita, vuol dire che effettivamente non ha nulla da dare, perché chi ha qualcosa da dare, chi ha sofferto, chi ha veramente fatto qualcosa, non gliene frega niente di pensare male degli altri. Perciò non ci sono spiegazioni anche in queste cose, io me le saprei dire, non me le pongo neanche le domande. Mm-hmm. Invece rilevare in questo quadro come ci sia una affrontazione del piano prospettico in tanti, appunto. Sì, c'è la sfaccettatura, se vogliamo, della poesia, ma anche della natura, dove in questa sfera, se vuoi, di raggi che cambiano. Si annulla quindi lo spazio circostante che fa sì che il tutto appare come sospeso in una dimensione temporale, appunto sospesa, che diventa universale, proprio questa sua sospensione che rende impossibile collocarla da un punto di vista cronologico, temporale. Ma direi che quasi è un'amalgama della persona fisica, umana, alla natura, anche la terra, il cielo, difatti tutto diventa quasi una finestra. Un elemento naturale che poi anche questo è un elemento spesso presente nelle tue opere, anche nelle tue mostre, anche rintracciabile in alcuni titoli di tue mostre. L'arte pane, per esempio, la mostra che hai fatto a Palazzolo negli anni 90, esattamente non ti dico l'anno preciso, poi ci sono anche altre mostre che recano proprio dei titoli. Sì, beh, insomma, ritornando un po' alla frase che Antonio Mireti scrisse, Dio Pan, l'arte panica, effettivamente era un fauno che un mezzo uomo, un mezzo animale, no? Certo. Effettivamente che creava panico, perché alla fine dei conti il discorso stesso di avvicinare un possibile essere umano, però c'era questo sconvolgimento del lato erotico, ma c'era molto la leggenda, c'era un... Certo, panico, c'è la panteistico, cioè questa comunione tra tutti gli elementi del creato che appunto è presente nelle tue opere. Cioè, infatti vedeva proprio questo, cioè l'uomo come elemento del creato, che appunto ti cominci tu stesso in questo quadro della madre, no? Cioè appunto la figura umana che fa parte di tutto il creato. C'è questo panteismo nella tua opera, in cui tu sei proprio demiurgo, come non soltanto io, soprattutto altri critici ti hanno definito un po' un demiurgo, cioè con il quale è capace di creare dei mondi che siano credibili, che siano a sé stanti. In ogni tuo quadro c'è veramente un mondo. Si basta, per dire, usare un termine un po' così, un po' inventato, no? Si basta da solo, è un microcosmo e quindi una capacità appunto... Ma insomma, io poi penso che a volte spiegare troppo un dipinto, come diceva Picasso, che a volte lui diceva sarebbe meglio mettere soltanto senza titolo, non dare troppe spiegazioni, anche se poi lui i titoli li dava ai suoi quadri. Era un'espressione, come dire, che ognuno che guarda, ogni fruitore, ogni interlocutore lo fa proprio. Cioè, in sostanza, l'artista che ha creato un'opera, la si vede interpretata la sua opera in tante maniere, ognuno la fa propria. E allora un'opera che idealmente è nata in una maniera, tu vedi che qualcuno che guarda un dipinto vede delle cose che sicuramente manco l'artista immaginava. Certo. Stop. Stop, sì, per un momento.
Spazzolo, tu hai fatto appunto una mostra piuttosto importante, una mostra provocatoria dedicata ad Antonino Uccello. Al di là, diciamo, della provocazione specifica, è stata negli anni 90, penso, sì. Secondo, sì. Subito dopo che è morto Antonino Uccello, sì. Vorresti un pochino anche raccontarci qual è stato il tuo rapporto con Antonino Uccello, che cosa hai percepito del clima, ecco, culturale che si respirava in quegli anni attorno alla figura di Antonino Uccello, e quali altre figure gli ruotavano attorno, e queste figure in che modo sono entrate in contatto con lui, se ci sono stati degli scontri, che cosa diciamo tu hai vissuto? Ma io posso dire francamente una cosa, che quando ho conosciuto Antonino Uccello ho sentito di questo etnografo che aveva messo su questo museo etnografo etnografico qui a Palazzola Grede, sono andato a trovarlo. Anzi, mi ricordo un aneddoto che diventa un pochettino comico, che stavolta era la prima volta che andavo da sola, la seconda volta andai con mio fratello, in combinazione c'era una piccola sedia di finocchino, cioè delicatissimo, mio fratello un po' robustino, e manco ha avuto il tempo di sedersi che patatrac è andato a sparire per terra. Io non ho capito perché stavo parlando con e vedo mio fratello per terra che si era rotta la sedia e ha detto: Madonna mia, giustamente io mi ero preoccupato per mio fratello se si era fatto male, non c'era, giustamente si era preoccupato profondamente della sedia, che era un gimelio ovviamente. Comunque vabbè, fu un momento imbarazzante, però si capì che effettivamente nessuno aveva voluto fare o provocare questa situazione incresciosa. E devo dire che poi mi venne a trovare a casa di mio fratello, mi venne a vedere i miei quadri, anzi penso che erano quelle rare volte che mio fratello ha avuto a casa sua, si sentivano anche onorati di questo, anche perché è effettivamente un personaggio molto impegnato. Ma Antonino Uccello, devo dire che a favore suo c'era questo fattore, che a Milano o in altri posti, nel nord Italia, ha fatto amicizia con Migneco, Guttuso, Treccani, forse tanti artisti anche della sinistra, però anche altri artisti che forse non c'entrano niente, perché poi alla fine dei conti l'arte, diciamo che non accomuna, se ci vogliamo ragionare un po' il lato politico, perché l'arte non è un fattore universale, non c'entra limitatamente il pensiero. Non dovrebbe, sì, anche se devo dire che effettivamente a volte quelli della sinistra si sono sentiti autorizzati a sentirsi depositari, di come se loro fossero gli unici luminari della cultura. Questo è molto triste. C'è stato un periodo veramente che era ombroso in questo senso, non era di una grande apertura. A ricordare un po' la frase di Ungaretti, mi illumino di mezzo, qui era mi illumino del buio. Mi dispiace dirlo questo, perché io ragazzino sono cresciuto con certe informazioni, poi diventando un po' più grande ho capito che a volte nella politica tante volte la persona più pulita la rogna. Comunque mi dispiace usare questo termine, ma comunque bisognerebbe pensare a fare non il bene proprio ma il bene comune, il che diventerebbe una cosa molto onorevole, visto che si usa tanto il termine dell'onorevole, perché una volta la parola onorevole significava che uno si era onorato di essere al servizio degli altri. Invece oggi mi sembra che essere onorevole significa essere arrogante, essere presuntuoso, essere a servizio di se stessi e dei propri amici, e cercare di
se da una cosa siamo andati a un'altra. Comunque, vabbè, ora la situazione mi dispiace di essermi allargato, ma questo era un lato che non mi piaceva a volte che vedevo certi personaggi cosiddetti della sinistra, però non bisogna togliere il fatto che Antonino Cello, malgrado non era nativo di Palazzo Vacrede, ha portato un'idea che ha portato turismo, arricchimento culturale con la Casa Museo. Certo, questo qui, che poi magari poteva essere anche più sensibile riguardo a questo scrittore, filosofo, sì, Giuseppe Rovella, che... Molto prematuramente, perché è molto giovanissimo Giuseppe Rovella. Quanti anni aveva? Come 50 anni, sì. Sì, effettivamente, forse era con un suo compagno di scuola, erano amici, effettivamente lui poteva essere d'aiuto. Insomma, spesse volte Rovella, insomma, aveva cercato, non dico l'amicizia, perché insomma, ma sì, diciamolo, anche l'amicizia di Antonino Uccello, il quale appunto non era stato molto generoso nei suoi confronti, sicché era troppo preso di quello che stava facendo. Esattamente. Sì, anche perché bisogna dire, anche a suo favore bisogna dire che portare avanti la Casa Museo è stato un grande sacrificio, non era manco aiutato dal governo del comune di Palazzo Vacrede. Cioè, aveva avuto delle difficoltà. Ricerca. No, c'era veramente la storia di Don Peppone, Don Camillo e Don Peppone, qui insomma, se parliamo al sindaco, che durò per tantissimi anni, sto dicendo secoli, perché in effetti io penso che una cosa del genere, non so, in Italia in tanti posti fosse successo chi stava 30-40 anni come sindaco, ma qui c'è stato un esempio che non si capiva a che cosa bisogna attribuire, chi era un fedatario, non so. Però vabbè, comunque, in ogni caso ogni paese si vede che aveva il Don Camillo e il Don Peppone. In questo caso qui era il sindaco con l'ideatore della Casa Museo, e lui ha sofferto molto perché, per questa poca comprensione. Difatti io mi ricordo, ragazzino, vedevo queste maniere di visioni molto lontane, se vogliamo, cioè non c'era quando uno diceva bianco, l'altro diceva nero e l'altro dal nero ti faceva diventare bianco. Insomma, effettivamente le difficoltà che Lucero le ha avute e anche di non è morto pure di dispiacere in un certo senso. Ecco. Poi tante cose io mi so barbatamente, posso dire che alcune cose mi sono state dette, alcune cose lui me le ha accennate, ma poi non avevamo questa grande intimità che poi non vivevo, non vivo qui. Perciò certo, a volte certo. Mi si come si dice, in sintesi mi si dicono delle cose che certe volte devo stare un po' attento a saperle collocare, come si fa con un puzzle, come si fa con un mosaico, ogni tassia va messa a posto giusto, e tante volte se mancano certe dentellature, certe tassie, è ovvio che uno non capisce bene tutta la discussione. La stessa cosa quando due parlano e l'altro interviene, diviene fuori una comica, e ascolta un qualcosa e capisce Roma per Toma, non capisce questo di niente. Ecco. Esatto. E comunque dei quali che fanno l'occasione della nostra. Sì, vabbè, comunque io spesso c'è stato quell'opera che ho dedicato al manifesto nell'87 per il manifesto per il carnevale. Poi coincidenza, mi pare che qua c'è, adesso non mi ricordo bene la data, nel 1999, c'è stata un'altra mostra mia a distanza ben di 12 anni, che anche questa coincidenza è capitato pure del carnevale, dove io idealmente ho proprio preso l'idea dei santoni
Demetra, questo mettendo, facendo una specie di ricamo con il bassorilievo famosissimo che è un gruppo di operai, questo bassorilievo del teatro greco, e poi ricordando la vestigia di questo santone dove ho messo in movimento il drappo, che quasi quasi il teatro greco diventa quasi una veste, e i miei ipogrifi che volteggiano intorno, festanti, e dove poi c'è questa maschera che è un po' un aquilone, che si mette come maschera davanti al viso di Demetra, e come a tenere la mano destra una delle maschere greche tipica, a ricordare un pochettino le tragedie greche. Ma insomma, ovviamente è sempre difficile poter dire se era giusto o meno quello che facevo, poi alla fine dei conti la mia interpretazione era quello che avevo colto, se vuoi dalla parte monumentale, a ricordarmi che so, per me mi ricorda molto la chiesa di San Sebastiano, questa chiesa barocco, delle parti vostre, con questa scalinata che poi mi ricordo anche un po' diventava teatro, sia per la festa di San Sebastiano, poi nel periodo natalizio dove addirittura Giovanni Leone vantava il fatto che diventava l'albero più grande, l'albero più grande di d'Europa, perché metteva degli elementi folcloristici. Sì. Effettivamente, poi vabbè c'è la chiesa di San Paolo, insomma diciamo che fortunatamente per Palazzolo anche il corso è di una bellezza straordinaria, meno male che adesso è stata restaurata, ma anche la piazza poi di San Sebastiano è stata pure restaurata, cioè ridando luce e brillantezza a questi angoli di questa piccola cittadina, veramente si dà la possibilità anche ai giovani di poter rivedere e poter passeggiare, gioire della bellezza di questi posti, questi angoli che sono fatti 200, 200, 300 anni, 500 anni fa. Trovo che sia importante cercare di mantenere questa storia in maniera che sia segno, simbolo di un passato, ma che il presente sia la preparazione per un futuro, in maniera da diventare anche più un grande stimolo per i giovani, perché è importante. Io mi ricordo giovanissimo, a 25 anni, quando frequentavo Corrado Cagli, siccome mi facevano sentire in colpa dell'essere giovane, che non ero un esperto, non avevo esperienza, ma giustamente il giovane ha la linfa, l'entusiasmo del giovane, non può avere anche l'esperienza. È inutile creare dei complessi a un giovane che ancora deve incominciare la sua vita, no? È normale. E allora io ho detto: ma cosa ne pensa dei giovani? Io ho detto a Corrado Cagli, lui mi ha risposto: dice, ma lo sai cosa se ne è sempre pensato dei giovani? Perché i giovani sono il fulcro vero dell'energia vera del tempo in cui viviamo. E guai a calpestare o a soffocare la gioventù. Guai se questo si facesse, perché non si fa altro che distruggere veramente, come una pianta che sta crescendo, sta venendo fuori e tu la distruggi. Invece bisogna lasciare spazio che questa linfa, questa energia emerga e veramente dia i suoi frutti. Certo, e diciamo, sicuramente anche l'approccio che hai tu oggi nei confronti dei giovani. Sì, ma io credo che forse sarà perché effettivamente io in gioventù a volte non ho avuto grandi aiuti. Capisco che i giovani devono avere una grande disponibilità e una grande tolleranza, però bisogna anche responsabilizzare i giovani a diventare autosufficienti. Questo credo che sia molto importante, e poi se non fosse così, perché altrimenti non gli si dà la maniera di diventare autosufficiente, ma anche di crescere,
perché non è che i genitori possono sempre fare la babysitter ai giovani. Io poi penso che tante volte in Germania o in altre nazioni, che non è tanto l'Italia, forse il nord Italia è un po' più propenso a lasciare che i giovani 18 anni, 19 anni, 20 anni incominciano a diventare più autosufficienti, mentre qui in Meridione c'è questa maniera di protezionismo che a volte non fa altro che tappare le ali a far crescere anche i giovani, no? Sì. Sì. No, mi interessava sapere appunto se, cioè non sapere, solo che ho avuto l'impressione che tu riscuota molto consenso anche da parte dei giovani, quindi cioè, io ti ho conosciuto che ero anche estremamente giovane e mi rendo conto che appunto anche i giovani di adesso hanno... Ma sai, io non mi sono manco reso conto, ovunque sono andato in Europa non mi ero manco reso conto che i miei colori piacevano molto anche ai bambini. Immagino, certo. Difatti è successo, se vogliamo, posso raccontare un paio di aneddoti. Una volta nel 73 eravamo 600 pittori in via Brera che esponevamo per strada e guarda caso, coincidenza, stavolta Enrico Bai è stato... liberamente come si dice, il Corriere della Sera gli è stato richiesto un articolo su questa mostra e combinazione, ma io sono rimasto scioccato, cioè su sette pittori che aveva menzionato, c'erano 600 pittori, cioè tutte le strade di Brera, una cosa molto bella, festaiola, la gente veniva coinvolta. Io all'epoca facevo questa pittura un po' e intanto ci fu questo aneddoto di Enrico Bai che menzionò di sette pittori, di sei o sette pittori in quell'articolo di tutti i 600 e c'era anche il mio nome, tanto è vero che qualcuno diceva ma ti sei buffianato bene Enrico Bai, io non sapevo neanche chi era Enrico Bai perché abitava a Londra, perciò ne fui veramente sorpreso ma anche, non so, lusingato di tutto ciò. Poi, nella confusione, c'era un padre, un figlio, continuamente un bambino, che appena era davanti ai miei quadri si metteva a piangere. Ah, sì. Ma insomma, allora, nel continuo non capivo perché sto padre lo ostinava sto bambino a passare davanti ai miei quadri. Io non so, avevo paura, forse veramente sto bambino, appena vedi i miei quadri si mette a piangere, gli fanno paura, che ne so, alla fine. Buona la situazione, dopo tre o quattro volte, finalmente non ne potevo più, gli ho detto ma scusi, ma perché tortura suo figlio? Ma lo lasci in pace, lascia fare altrove, no? E sbucca fuori fa, dice, ma forse non ha capito, dice, è l'unico che gli piace, i quadri che gli piacciono gli unici sono i suoi. Dice, se allora perché piange? E no, ma perché vedo sentito i prezzi, dice, io non gli posso comprare un quadro. Un quadro, poi ha promesso un quadro per la sua cameretta e alla fine dei conti dice proprio, dice a lui di tutti i quadri che vedeva gli piacevano questi. Ma qual era sto quadretto? Era, mi pare un 35 quadri che all'epoca costava su 200.000 lire, però dice che lui parliamo anche del 1973, certo. E allora era uno stipendio. Comunque a un certo punto fa, dice, ma sai, io avevo destinato soltanto 50.000 lire, ma io per comprare il quadro per la sua stanzetta. Io ho detto, vabbè, avanti, visto e considerato, sono veramente toccato, ero un po' frastornato perché veniva torturato suo bambino e vederlo piangere mi piangeva ancora anche a me. Però a sto punto ho detto, facciamo una cosa, io facciamo il regalo, no? E allora non c'era più felice e festante di quel bambino. Ci credo. Poi mi ricordo un altro aneddoto, ero a Altamura, stavo preparando la mostra di Altamura, patrocinata dal comune, ed ero ospite di un gioielliere. Allora, questo qui aveva comprato un quadrettino mio, che era i tetti di casa, mi pare, e dove c'era l'ipogrifo che salutava tipo la stella a Darley, che era la stella che in quell'epoca passò intorno alla Terra. Come da Darley, sì.
parlavano come italiani, esatto. Difatti in questo quadro c'era questo notturno, questi tetti sopra il mio ipogrifo bianco e questa stella di ali che non sembrava come se salutasse il mio ipogrifo. E ovviamente sto bambino, chissà perché, era molto affascinato da questo quadro. Allora, effettivamente, cosa succede? Che io stavo dipingendo e così c'erano tutti i quadri miei, a volte freschi per terra, sono stato lì 2-3 mesi. E morale della situazione, così per caso, gli disse il padre, additando uno dei quadri che aveva preso al muro, al bambino, ha detto: Lorenzo, no Lorenzo, gli fa vedere un altro quadro che non è la mia, dice: quello lì è Lorenzo, no Lorenzo, si avvicinò al quadro veramente mio, Lorenzo, con dittino. Poi in sostanza lui, impressionato, gli venne la pelle d'oca, era talmente frastornato e scioccato, perché il bambino aveva un anno e mezzo. E allora scese giù quel salone dove io stavo lavorando, ma che fa? Il bambino lascia un po' libero a camminare e comincia a fare Lorenzo, 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 c'erano tutti i miei quadri per terra. E lui stesso non credeva che suo figlio riconosceva i miei quadri. Cioè, io stesso, quando me l'ha raccontato, non capivo quello che mi diceva, ma, e infatti mi ricordo di Brian Coder, dice, ma sai, dice, quando un artista arriva ai bambini e dice un po' avvinto, perché sì. Vuol dire che qualche cosa volontariamente è fatto. Non so. Involontariamente o volontariamente. Bah, guarda, io non ci ho mai pensato, sono solo no, che certe volte. Certe volte tanta gente riconosceva i miei quadri dai colori, dal segno, cioè non è che avrebbe visto un mio quadro, l'aveva visto in una galleria o visto in una vetrina di un negozio, perché poteva succedere che qualche negoziante aveva comprato un quadro e se lo metteva per il piacere anche in una vetrina. Bene. Certo, appunto, ritornando all'articolo di Franco Solmi, il quale dice che il linguaggio è eclettico. Come eclettica è anche la nostra architettura, dobbiamo dire, siciliana. Beh, direi che qui i segni, ognuno che è passato, ognuno che ha conquistato a suo tempo la nostra terra, ha lasciato dei segni tangibili, no? Sì. Arabo, romano. Sì, eclettica però non esente da armonia, come anche l'architettura. E che però, dicevo, al di là di questo eclettismo c'è un segno ben riconoscibile, che appunto va oltre l'elitismo, oltre il regionalismo, e quindi è buon diritto la tua cultura. Comunque io vorrei concludere in questa maniera, che ho prima di tutto nella mia arte ho privilegiato come tutta la mia vita, perché credo che quando un uomo, in questo caso anche un artista, vive intensamente la sua vita, forse diventa il miglior generatore di stimolatore per la propria arte, perché alla fine dei conti è un pochettino quello che mi sta intorno, quello che io studio, sono interessato, viene coinvolto, può essere anche un grande aiuto a farmi venire fuori delle cose che forse inaspettatamente non anch'io me lo immagino. Poi sicuramente, come dire, è importante sia vivere, ma anche, come dire, cercare di dare sempre di più se stesso, essere me stesso, perché sono in questa maniera che io riesco veramente a essere sincero con me stesso, ma anche con quello che creo. È così che alla fine dei conti tante volte diventa difficile. Ci sono delle giustificazioni, ma a volte non lo so se ci sono, e anche le spiegazioni non lo so fino a che punto esistono. Sì, vorrei concludere, posso ancora dimmi. Fare un'altra domanda. Vorrei chiederti appunto se come nasce una tua opera, cioè, se puoi illustrarci la genesi
una tua opera, dal momento in cui la conosci. Ma l'ho già detto poco fa, che sì, effettivamente tante cose. Hai sempre, diciamo, avuto lo stesso modo di procedere? Ma se uno guarda un pochettino nel catalogo mio, 40 anni vissuti con arte, come dice Antonio Miredi, uno si accorge che dalla pittura figurativa, accademica, sono passate delle esperienze un po' quasi impressioniste, macchiaiole, o poi alla pittura del puttinismo, poi sono arrivato a questa pittura un po' scenica. Ecco, quello che volevo dire effettivamente era questo, che magari al momento non mi veniva la parola. Io non ho privilegiato più il mio segno che il soggetto. Difatti, questo caso sono molto d'accordo, appunto, più che il soggetto, come tanti pseudo artisti hanno fatto, perché si fanno riconoscere soltanto dal soggetto che fanno, perché così diventano riconoscibili, io preferisco il segno, in maniera che non mi devo bloccare a ripetere sempre un qualcosa per rendermi riconoscibile, perché credo che la forza di un vero artista è quello che ha il coraggio di esprimersi con il suo segno. La stessa cosa che fa un letterato che usa un suo linguaggio. Se vogliamo, basta andare a Tommaso Lampedusa, a Pirandello, a Sciascia, a Vincenzo Consolo. E poi abbiamo anche la miriade dei comici che ormai fanno cassetta a discapito, come si parlava con Vincenzo Consolo, che effettivamente dispiace che una certa buona letteratura, forse perché un po' appesantisce, non è leggera, la gente ha bisogno di leggerezza, di divertirsi, e allora vediamo la Letizzetto, vediamo la Barbera, nonché la signora Sconci, che ho tanti altri comici, che Fabio Volo non è un comico, ma in ogni caso è uno che ha un buon spessore, sì. Sì, però comunque adesso, per carità, tutto sommato diciamo che c'è bisogno a volte anche di un po' di leggerezza, perché uno che scrive deve saper farsi capire, e poi se diventa un pochettino comica e divertente, ben venga. Ritorniamo un pochettino su un aspetto che è un po' delicato, ma secondo me è importante comunque, è la vita dell'artista. Cioè, ritornando ad andare in linea a quello che credo tu abbia definito un viaggio all'inferno, quello fatto da andare in linea per quello che abbiamo vissuto nel Manicomio, credo che siano molti gli artisti che abbiano compiuto un viaggio all'inferno come metafora per conoscere se stessi, per arrivare a conoscere tutto il male che può esserci nell'uomo, e da questo rinascere un po' come una fenice. Ecco, qual è stato il tuo viaggio all'inferno, se c'è stato? No, io penso che effettivamente, se vogliamo, il mio viaggio all'inferno è cominciato a 18 anni, quando ho lasciato la mia famiglia, facendo l'autostop e arrivando a Firenze, vedendo i miei disegni, i miei dipinti in strada, dormendo nei dormitori pubblici, e poi effettivamente avendo sempre questa costante del coraggio di viaggiare, dove mi invitavano a New York, a Londra, a Vienna, a Copenaghen, sono sempre dei grandi punti interrogativi, non è che io abbia tutto preparato, sì, l'invito è bello, però poi all'ultimo devi sempre entrare nell'atmosfera del posto, e che tante volte non è facile, ecco. Quello che io ho sempre avuto la fortuna, che magari essendo invitato, preferito non andare a leccare l'anima a nessuno, o critici o galleristi, lo so, tante volte magari le strade centrali le ho viste o ci sono passato, ma non ho insistito quando vedevi che gente che ti chiudeva, ti sbatteva la porta in faccia senza che chiedevi nulla.
perciò alla fine dei conti cosa vuoi che ti posso dire? Sì, diciamo che un po' ho scelto la via più difficile, però se diceva Gesù Cristo nel Vangelo che se uno sceglie le vie più irte e più piccole, più difficili, sono quelle che ti portano al regno dei cieli, insomma, io ci credo poco, però comunque speriamo, no? Che dall'Eden terrestre si arrivi a un Eden che non so quale, però ancora non è venuto nessuno per me a raccontare, ma dall'aldilà, brutto Dio. Io volevo ancora su queste frasi che stai dicendo, volevo allora un attimino ritoccarti a uno scritto di Aldaverini del 98. Io ho trovato che questa, che quanto lei dice sull'arte e sulla poesia si confaccia meglio di tante altre cose come lei ha scritto di te. Lei dice questo: l'arte non ha tempo e neanche un sentimento mediato, è una crescita di mondi di parole che però risponde al canto dell'universo. Io credo che ogni buon pittore, ogni buon poeta lasci la scuola alle spalle per diventare un interprete unico e ripetibile. È questo che fa il diverso, colui che non accetta commistioni né false pause di lavoro, perché chi scrive, chi dipinge abita nella fucina del sogno, dove tutto è incandescente e libero, dove tutto è sulfureo e angelicato. Botta da talento, lo si vede dal fatto che ama soltanto esprimere forme e colori. E qui mi fermo, perché secondo me ciò che davvero trovi rispecchia la tua personalità, che poi appunto coincide con la tua forma artistica, è proprio questo tuo essere sempre nella fucina del sogno, questa tua creatività appunto costante e che coglie la realtà trasfigurandola. E quindi nella tua pittura diciamo che il dolore, anche se c'è, e sicuramente c'è, perché comunque fa parte del percorso di vita, non si vede mai, anche nei quadri come Vento di guerra, dove viene rappresentata la tragedia, il dramma, insomma, giovanile, alle prese con l'inizio dell'Europa, nonostante appunto il soggetto sia così, come dire, tragico, c'è questa trasfigurazione. E allora mi viene in mente una frase... È gioioso a livello di colore. Sì, diciamo così. Mi viene in mente una frase, però non ricordo tutta. Ho cercato di fare il catalogo, ma è una del catalogo. Una frase di Omar Calabrese, in cui dice che... in cui dice in sostanza quello che ho detto io poco fa, e che giustifica questa cosa dicendo che chi ha avuto poco amore o chi ha da bambino poi nella vita non cerca di dare amore agli altri e di non far vedere mai se si trova, se ha un lato, come dire, molto difficoltà. Ma io penso che non credo che tu non abbia avuto amore, però nel senso che sicuramente hai avuto... Io forse in questo senso devo dire posso dire di essere fortunato in amore, perciò questa forse è stata anche la grande forza della mia vita, perché la generosità dell'amore degli amici, degli amori veri, anche poi addirittura di mia madre, che è veramente un'espressione che ha creato una linea, una strada. E questa è stata la grande forza. E io credo che non ho mai voluto tradire questo principio, ma poi oltretutto c'è da dire che è sempre difficile esprimere ciò che magari si sente a parole, perché la domanda era, per ritornare un pochettino a quello che dice la volta va lontano, la domanda era inizialmente la tua, scusa la ripeto, ritornando al discorso che dicevi. Trovo che appunto che se c'è sofferenza nel allora io volevo finire con questa, è stata più piano,
scusate, no, in effetti sono sempre stato contrario a volermi piangere addosso. Infatti. C'è una cosa che detesto, cioè forse a volte è insita in noi italiani, ma credo che abbiamo una grande forza, la genialità, che veramente la esportiamo nel mondo. Dovremmo cercare di esportarla in Italia o mantenere.